E siamo pronti per vivere le bellissime emozioni che questa rubrica Cinemozionando ci regala ogni volta in compagnia di Antonio D'Ottavio, direttore artistico di 8 Mattina in Famiglia. Antonio, bentornato. Grazie Jennifer e grazie ai nostri telespettatori. Ma quante emozioni ci sta regalando questa rubrica, Antonio? Veramente tantissime. Siamo giunti alla al penultimo appuntamento, quindi mamma mia, un po' di tristezza comincia a prevalere. Anche se io e te siamo impegnati nella preparazione della prossima stagione televisiva, nella nuova edizione di 8 Mattina in Famiglia. Insomma, sarà tanto da lavorare. Comunque non ci fermeremo e lo diciamo ai nostri telespettatori che quest'estate comunque terremo compagnia loro con le puntate più belle che hanno caratterizzato questa stagione televisiva, e siamo alla ricerca anche di nuovi professionisti, quindi scriveteci alla nostra mail 8mattina@rete8.it per essere proprio voi i protagonisti della nuova stagione televisiva. Ma detto questo, io insomma vorrei subito passare la parola ad Antonio, perché oggi veramente abbiamo tantissime cose da fare e partiamo anche oggi dal film fenomeno del momento di Riccardo Milani, Un mondo a parte, che sta facendo conoscere il nostro Abruzzo ovunque, ma soprattutto anche al di fuori dei confini nazionali, con un cast tutto abruzzese. Noi praticamente li abbiamo conosciuti quasi tutti, ma mancava qualcuno, giusto Antonio? Il cattivo della situazione. Sì Jennifer, oggi abbiamo l'onore di avere in collegamento l'attore Sergio Meogrossi, che come hai detto tu interpretava un personaggio cosiddetto cattivo, il sindaco di questo paese Castelromito, che sperava, diciamo tra virgolette, che al posto della scuola sorgesse un centro commerciale. Tra l'altro comunque una trama che poi non si discosta così tanto insomma dalla realtà, perché sono cose che purtroppo accadono. Noi ovviamente abbiamo detto il cattivo della situazione, ma devo dire che un'interpretazione tra l'altro simpaticissima, mi torna in mente quella scena in cui gli arriva la notte lui a questi incubi. È veramente un'interpretazione magistrale, perché tra l'altro Sergio Meogrossi si è formato alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman, all'attivo molti lavori per il teatro, insomma stiamo parlando di un attore abruzzese insomma di grande importanza. Sì, un grande attore, cinema, teatro, e quindi se tu sei d'accordo diamo il benvenuto a Sergio Meogrossi a Cinemozionando all'interno di 8 Mattina in Famiglia. Ci sei Sergio? Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno Sergio, e buongiorno, grazie. Buongiorno. Grazie per questa. Tutto bene. Non vada via la comunicazione perché sono in montagna, comunque dovrebbe andare. E quindi siamo rimasti nel contesto del mondo a parte, Antonio. Esatto. La montagna lo fa. Ormai l'hashtag è questa qui, tutta l'Italia dice la montagna lo fa. Le nostre belle montagne abruzzesi. Come esatto, abbiamo... grazie per le belle parole, sono un attore di fame, non di fama. Anche perché dicevamo il successo di Un mondo a parte è un successo straordinario, oltre ovviamente al tema importante delle scuole, di queste scuole che vanno difese, c'è appunto il nostro territorio. Ecco, perché tutto questo successo secondo lei di Un mondo a parte? Ma gli elementi sono vari. Un mondo a parte è un vestito confezionato molto molto bene. Credo che Riccardo Milani abbia collocato i tasselli giusti per formare un mosaico bello, bello da vedere. Io appena ho visto il film gli ho mandato un messaggio dicendogli: Riccardo, ma cosa hai combinato? La gente qui c'è entusiasmo, applaude. Alla fine, qual è il segreto della tua alchimia? Io poi ho pensato al film. Innanzitutto gode di una tematica molto forte, lo spopolamento, frutto soprattutto di una certa politica insensibile, intenta a chiudere una scuola elementare per farne un centro commerciale a scopi e fini personali. Nel film lo spopolamento è rappresentato molto bene da questo fantasma che è il paese di Sperone. Io spero arrivi un mecenate che sappia valutare bene e farne un villaggio turistico,
perché Sferone, oltre ad avere una posizione bella perché si scopre tutta la conca del Fucino, potrebbe essere una risorsa per l'Abruzzo e per la Marsica. Nel film c'è il buon auspicio, la speranza, il giovane agricoltore che aggiusta il trattore e decide di rimanere, di non partire come gli altri per rimanere a coltivare il suo campo di lenticchie, per cui la terra e la pastorizia sono le ancore, l'attaccamento alle radici, alle uniche certezze. Poi c'è la lotta spasmodica dei maestri della scuola, imbastita magistralmente da dialoghi di malinconia e ironia con le spassose trovate tipo, che ne so, il protagonista quando incontra la gente del posto, quei suoni gutturali, oh, 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 che è tipico delle nostre zone. E poi c'è quella scena bellissima, secondo me poetica, di una semplicità enorme, che mi fa pensare un po' all'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, l'accensione, il bambino che accende e insegna come accendere il fuoco, perché ci sono persone che ancora oggi non sanno accendere il fuoco. Per cui ci sono questi squarci, questa bellezza, questi quadri della natura, la neve, il candore, abitati da animali selvatici, abitati anche da gente burbera, che apparentemente è burbera, ma nasconde una generosità. E poi c'è la bravura dei protagonisti, Antonio Albanese e Virginia Raffaele, che con la loro interpretazione sono riusciti a catturare il pubblico toccando delle corde emotive. Ecco, io credo che Riccardo Milani abbia saputo dipingere con leggerezza e semplicità, abbia riempito l'occhio dello spettatore di una grazia bella e delicatezza, per cui la semplicità, la malinconia e l'ironia fanno secondo me un mondo a parte. Ecco. Sergio, perdonate l'essere prolisso. No, assolutamente, ci arriva proprio la passione e tanta verità in quello che ci ha appena detto. Le vorrei chiedere però, è la prima volta che lavora con Riccardo Milani e soprattutto come è stato lavorare con questo grande regista che, voglio ricordare al nostro pubblico, si è collegato con noi un paio di settimane fa per fare proprio il punto della situazione, sì, e sul grande successo di questo film? Sì, me l'ha detto, ci siamo sentiti, anche perché voi avete collaborato con il film, no? Vero? No, è la seconda volta. Per quanto riguarda il cinema, la prima volta. Io ho fatto con Riccardo Milani un testo di Dacia Maraini. Dacia Maraini scrisse questo testo in occasione del centenario del terremoto della Marsica. Ma però, per quanto riguarda il cinema, è la prima volta. Riccardo Milani ha il dono di entrare subito in empatia con gli attori, sempre sorridente, gioviale, cordiale, e basta dire che questo è la sua forza, non solo la bravura, ma anche questo, perché lo rende umano, tant'è vero che ha diretto degli attori non attori, che non masticano la recitazione, inesperti come il bidello e come i ragazzi. È molto difficile guidarli. Ci riuscivano allora registi come Incini, come Vittorio De Sica, e io credo che questa umanità rende molto più facile guidare gli attori. Tutto qui. Ecco Sergio, mi piace ricordare, lo hai ricordato tu, l'umanità di Riccardo Milani, sì. E l'accostamento a Vittorio De Sica è, secondo me è bellissimo, perché anche lui possiamo dipingere il neorealismo contemporaneo.
Sì, perché non è facile, ripeto, lavorare con loro, perché si perdono nei meandri della distrazione. Solo la pazienza, la cordialità e la maestria di Riccardo è riuscito, ecco, a ottenere quel risultato. Tra l'altro ci hanno detto non è mai arrabbiato sul set, una persona no. Eccezionale. No, mai, a differenza di qualcun altro, che delle volte il regista viene sul set a scaricare le proprie frustrazioni. Riccardo invece è una persona amabile, ecco, spero, faccio adesso Saruffianata, spero di seguitare il sodalizio con lui. Tra l'altro, Sergio, tu sei il protagonista, ci hai citato proprio tu prima, sei proprio il protagonista della scena dove è presente il TG di Rete 8. Sì, sì, c'è questa scena, anzi mi capita di vedere il vostro telegiornale qualche volta, anche qualche trasmissione, mi piace, lo posso dire? Certo. Mi piace la trasmissione, voi lo chiamate Germano? Duccio. Duccio, sì. Lo stimo molto, la trovo molto, molto bella. Io poi lo stimo lui perché è anche un autore. Sentì una volta, la presentò Arbore, una sua trasmissione, una sua canzone, stiamo divagando, però voglio dire questa cosa qui, una sua canzone di un testo sublime, un testo di una importanza universale, e ogni tanto vi guardo, però da oggi in poi vi guarderò più spesso. Bene, Sergio, voglio dirle una cosa, che la voce sì. Che lei ascolta nel film Un mondo a parte è la voce del nostro Antonio D'Ottavio, che la sta intervistando adesso, non so se l'ha riconosciuta, ma è la sua voce. Dai, sì. No, non, perché non me l'hai detto, Antonio? Quando perché ci siamo Antonio, sentiti? Per chi non lo conoscesse, l'umiltà fatta persona, lui non ama autocelebrarsi, allora lo faccio io al suo posto. È così. Bellissima, bellissima voce, ma gliel'ho detto per telefono poi. Ah, e non me l'ha detto Antonio. Lo dico io adesso. Quindi abbiamo il protagonista, quindi questa scena è famosissima. Sì, vero. Tra l'altro, sì, io nel film, come già avete detto, interpreto che il cattivo, il cattivissimo. Il cattivissimo, che poi io nella vita li tengo molto distanti questi personaggi, perché sono tutt'altro. Però l'attore deve fare un po' tutto. Anzi, col cattivo c'è un qualcosa in più. Perché il buono è scontato, sai, il buonismo arriva, acchiappa del, però il cattivo è qualcosina in più, una puntina in più. Però devo dire, Sergio, che è stato bravissimo ad interpretare la parte del cattivo, cioè... Grazie, però io non l'ho detto nemmeno a Riccardo, una delle scene quando io rincorro lo spalatore, diciamo, che poi mi hanno detto che è venuto a mancare, mi dispiace. Quella scena l'abbiamo girata più di una volta, per cui al montaggio Riccardo Milani l'ha tagliata, ma quello seguitava. Immaginate la scena di Ridolino che corrono e poi si perdono in distanza, per cui io camminavo, facevo 200-300 metri, poi alla mia età ero molto affaticato e l'abbiamo girata più di una volta, addirittura alla fine io gli sganciavo la pala, e per cui è stata una cosa molto molto divertente. A me una scena che è piaciuta moltissimo, Sergio, è stata quella dentro il letto, quando lei inizia a fare gli arrosticini. Sì, esatto, quando lei fa l'indigestione di arrosticini, è simpaticissima la scena, a parte che ci siamo ritrovati un po' tutti in questa situazione, esatto. Perché ci abbuffiamo un po' tutti in Abruzzo e arrosticini e poi paghiamo le conseguenze la notte. Ma no, io avendo fatto teatro un po' col mio maestro Vittorio Gassman, ho degli amici un po' sparsi dappertutto e degli amici mi hanno chiamato e si sono sbellicati perché c'era questa tragicità a riportare il sogno, no? L'incubo, però poi quando sono subentrati gli arrosticini mi hanno detto la gente rideva come matti, per cui questa commistione, questo connubio, serietà e comicità credo che rientri anche un po' nella peculiarità di Riccardo Milani.
Sergio, lei è stato sindaco per un giorno anche a Castel di Sangro, che ha incontrato il suo vero personaggio. Ci racconti un po' questo incontro. Ma è stata una cosa molto simpatica. Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che è poi presidente anche della provincia dell'Aquila, dopo aver visto il film mi ha voluto conoscere e mi ha ricevuto in comune con grande cordialità e gentilezza e mi ha messo la fascia, insomma mi ha fatto sindaco per un giorno. Allora io ho approfittato di quell'occasione per parlargli di un mio spettacolo teatrale. Mi ha interrotto e mi ha detto: non dirmi più niente, lo spettacolo lo fai. Ma come fate? Almeno mi faccia spiegare. Ma ha detto: no, lo fai. Per cui il 20 agosto al commento museo, non ricordo il nome, a Aufidenate, credo si chiami, a Castel di Sangro porterò il mio spettacolo Un ammanto di parole, che è uno spettacolo dal sapore poetico. Ma poi c'è anche il sindaco di Gioia dei Marsi che ha voluto il mio spettacolo, Gianluca Alfonsi, per cui l'8 agosto farò questo spettacolo anche a Gioia Vecchio. Ecco, io li ringrazio tutte e due della gentilezza. Insomma, di iniziative ce ne sono diverse e tra l'altro stavo ripensando quando lei diceva della scena dell'indigestione di arrosticini, è una scena che davvero ha fatto sorridere tante persone, perché io ed Antonio siamo andati a guardare questo film insieme al cinema e nel momento in cui c'è questa scena partiva proprio la risata. E un altro personaggio che porta il suo stesso nome, tra l'altro, Sergio Saltarelli, che non è un attore di professione, anche si è rivelato avere una comicità straordinaria, è nata, esatto. Tanto che è stato ospite anche la scorsa settimana qui in studio insieme a noi ed è un mondo anche lui, veramente un mondo a parte. Ma perché è scritto bene, la sceneggiatura è vincente. Ecco. Ripeto, c'è quest'unione tra melanconia e ironia e semplicità. Questa è la forza di Un mondo a parte, secondo il mio modesto parere. Ma io dirò una cosa a proposito di questa risata che avviene sempre, me ne hanno parlato anche per l'attore, una risata, perdonate, è come una sorta di orgasmo, è bellissimo. Quando senti che tutta la sala ridono tutti, allora è qualcosa di sublime. E io mi sono molto divertito a fare quella scena e non speravo di ricevere quella reazione. Però la reazione viene perché paradossalmente, è un ossimoro questo, paradossalmente tu non vuoi far ridere, ma vuoi riportare la tragicità. E in quel contesto che tu metti quella punta d'ironia, e anche questa è la forza di Riccardo Milani, secondo me. Sergio, io ho le ultime due domande. Sì. Essendo lei è un attore abruzzese, è un film abruzzese, riuscirà l'Abruzzo finalmente dopo questo film a spiccare il volo? Io lo dico sempre, lo ripeto sempre, in Abruzzo abbiamo tantissimi posti bellissimi, tanta buona cucina, anche qui ne parliamo tanto. Potrebbe essere, ecco, dopo questo straordinario successo, un lancio definitivo di questa regione? Io spero, e lo dico con grande sincerità, che l'Abruzzo, soprattutto il mondo politico, senza fare distinzioni, destra, sinistra, centro, abbiano un occhio di riguardo per quanto riguarda il regista Riccardo Milani. Perché Riccardo è riuscito a riportare in auge l'Abruzzo, o almeno una parte dell'Abruzzo, l'entroterra. E io spero che questo già avvenga, perché il film lo stanno vedendo in tutta Italia
E siccome sono del mestiere, mi chiamano i miei colleghi, mi dicono che il film piace molto. Io spero che per l'Abruzzo avvenga questa cosa qui. Grazie Sergio, io ti ringrazio, siamo contentissimi della tua partecipazione qui in 8 mattina. In bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti. Grazie, viva il lupo, viva il lupo. Però io, se mi permettete, ma non vuole essere uno stentare, se possiamo anche fermarci qui, ma io vorrei farvi dono di una mia lirica, e sempre rimanendo in tema di vernacolo, di una mia lirica, e la vorrei dedicare a Rete 8, ai telespettatori che di Rete 8. Che meraviglia, grazie, che bello. No, e poi, che ne so, a Riccardo Milani, ai miei amici, a Angelo Caruso, Gianluca Alfonsi e a tutte le persone che mi sono state un po' vicini. Posso? Assolutamente sì. Ma grazie di cuore, grazie. Io ripeto, non vuole essere uno stentare, ma mi va di farvi questa dedica, ecco. Grazie Sergio. Allora, grazie, la poesia si intitola Zemenend Zemenichu, che in italiano non siamo niente, non siamo nessuno, e dice così: Zemenend Zemenichu. Guardo il cielo, senza grido. Guardo il cielo come fu nudo, gli so detti, gli so fatti, così detto, così fatto. Quando Dio ci stava io mondo, ognuno tiene un Dio, pure noi siamo Dio. Ma se io Dio te so solo i soldi, allora tutte, io mi tengo me. Basta poi, una mugica d'amore. Quello poco è assà, se la sindaca fa, io mi fa la compassione. Zemenichu, guardo il cielo senza grido, guardo il cielo come fu nudo. O mondo, te bisogno di gli pazzi, chi che se lasciano coinvolge totalmente, chi camina non solo a parole, chi che veramente dava la vita fino all'ultimo. I pazzi, ci servono i pazzi, decisi e appassionati. Chi che passano dalla parte dell'insicurezza, chi che non deve paura di niente, chi che accettano di scomparire tra la massa, chi che non si crede né nessuno che nessuno. I pazzi, ci servono i pazzi, ci servono i pazzi d'oggi. Chi che si innamorano della vita semplice, chi che amano la pace, che sono pure di cuore. Chi che non tradisce mai, chi che sono pronta ad accettare qualsiasi compito, e che aiutano dovunque stavi, che sono libero, ubbidiente, spontaneo, tenace, d'oggi porte, perché se no. Zemene, Zemenichu. Guardo il cielo, Sengegri. Guardo il cielo come è con noi. Basta poi, una mugliga d'amore. Quello poco è assà, se le sinte fa, io mi fa la compassione. Zemenichu. Sergio, mi sono venuti i brividi, ti posso fare un applauso? Bravissimo, dai. Che bel messaggio d'amore, che bello. Grazie di cuore, siete gentili, che era bello. Un omaggio a voi di Rete 8. Che bello, grazie, io spero che ci siano altre occasioni per ospitarti proprio grazie. Fisicamente. Venite a vedere il mio spettacolo, so che è un po' distante, però a Gioia Vecchio potreste venire, se vi va, insomma. Io poi ve lo faccio. Assolutamente. Teniamoci aggiornati. Grazie di cuore. Grazie. Grazie Sergio, e in bocca al lupo, e grazie per la tua disponibilità oggi qui a 8 mattine in famiglia. Grazie al nostro Sergio Meogrossi per essere stato insieme a noi. Ciao Sergio, buona giornata e grazie di cuore. Grazie, buona giornata, grazie. Ciao Sergio. Ciao.